l'Università d'estate sull'intelligence di Saverio Mannelli prende il largo con una lezione molto importante con Lorenzo Guerini, che è il presidente. È il nuovo presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi, in una giornata significativa, la presenza del sindaco di Saverio Mannelli, del magnifico rettore dell'Università della Calabria Gino Crisci, del direttore del Centro Studi Americani Paolo Messa. E abbiamo approfondito questo tema così importante come quello dell'intelligence, che deve essere conosciuto perché è uno strumento fondamentale per tutelare la sicurezza e la democrazia di ogni paese, e poi per ribadire l'impegno dell'Università della Calabria verso gli studi sull'intelligence. Noi siamo stati tra i primi alla fine degli anni 90 ad affrontare scientificamente questo argomento nei corsi di comunicazione pubblica, e poi abbiamo attivato il primo master in Italia sull'intelligence, che adesso ricorre, del quale adesso ricorre l'ottava edizione. Le domande possono essere presentate presso il sito dell'Università della Calabria e i termini di scadenza sono il 30 di ottobre. Può concorrere chiunque abbia un titolo di laurea quadriennale o quinquennale in qualunque disciplina, ed è un percorso di studio molto interessante con docenti di grande livello che provengono da tutta Italia. E poi c'è il corso di laurea magistrale in intelligence, anche questo prima in Italia, che vedrà la scadenza della presentazione delle domande il 18 di settembre, che casualmente è il giorno precedente a quello di San Gennaro. E può partecipare chiunque abbia una laurea triennale in qualunque disciplina, oppure ovviamente chi ha una laurea magistrale. E sono molto importanti, interessanti i percorsi formativi che riguardano la formazione di professionalità sia nel settore pubblico che anche in quello privato, perché il tema della sicurezza è un tema trasversale e sarà sempre più importante e decisivo negli anni che verranno, a cui si collega anche la necessità di selezionare le informazioni rilevanti, che sono quelle decisive per far comprendere la realtà, poiché oggi noi viviamo nella società della disinformazione, abbiamo necessità di distinguere il vero dal falso e capire che la verità non è un'opinione, ma è un dato che deve trovare delle verifiche all'interno della realtà. E in questo l'intelligence può essere uno strumento interessante.